Quelli che hanno dichiarato guerra al clan di Marco Raduano perdono un soldato. Ieri hanno fatto fuori Gianmarco Pecorelli, 22 anni, e ferito Cristian Pio Trimiglio, 32. Gli hanno teso l'agguato alle porte di Vieste. Viaggiavano insieme a bordo di uno scooter. Da un'auto che ha sbarrato la strada hanno aperto il fuoco. Tre colpi di pistola hanno finito Pecorelli. Trimiglio l'ha scampata, forse perché non era lui l'obiettivo dei killer. Trimiglio ferito è all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Presto sarà interrogato. Spietate sequenze di una guerra dichiarata per la conquista del potere mafioso. Da quando ammazzarono il boss Angelo Notarangelo, detto Cintarid, era gennaio del 2015. L'ultimo agguato, quello di ieri mattina, è stato ricostruito tra stup e perquisizione. Per gli inquirenti Pecorelli era un uomo di Girolamo Perna. Nella sua abitazione agli arresti domiciliari incontrava pregiudicati. Il 4 maggio scorso lo sorpresero e lo portarono in carcere. Dopo la fine di Cintarid, con quello di ieri sul Gargano, di omicidi ne contano 9, oltre 5 agguati e una lupara bianca. 9 uomini caduti sul fronte della guerra di mafia tra il clan di Marco Raduano, capo degli scissionisti, ex braccio destro di Cintarid, e il clan di Girolamo Perna. Storia di sangue per la conquista del vertice della mafia garganica, che partì molto prima dell'agguato a Notarangelo. Il voto del boss, incontrastabile, lo lasciò Francesco Libergolis. La corsa al titolo del boss di emergente scissionisti partì quando ammazzarono Cicillo, nei pressi della sua abitazione, alla periferia di Monte Sant'Angelo. Era la sera del 26 ottobre del 2009, 9 anni di guerra di mafia, che prima chiamavano faida.